alcune parole di Natale con accanto la traduzione in italiano. Ah, il direttore. Vai, vai, vai. Ah. Ma lei che insegna il dialetto più? Quando mi ha detto questo, io montai, direttore, io non insegno il dialetto. Io l'italiano lo insegno partendo dal dialetto, perché se a questi bambini non si fa capire che una voce dialettale corrisponda ad una voce in italiano, quello resterà sempre convinto che le parole che scrive sono le più giuste. Sì, 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 sì. E lei, insomma, sì, io faccio questo il metodo. Dice, ma guarda, dice, no, direttore, lei, ciao. Dico, lei non mi può imporre quello che deve insegnare. Io ho libertà di insegnamento. Nessuno mi può dire tu devi fare questo così, così, così. No, io ho libertà di insegnamento. Io devo applicare i programmi dello Stato. Quello sì, li devo applicare. Ma per il resto come applicarli dipende da me. E allora abbiamo avuto questo battibecco. Allora mi è nata l'idea di compilare un vocabolario dialettale. Allora mi è nata l'idea. Sì, sì, sì. Perché ho notato che il dialetto sta scomparendo. Sì, sta scomparendo. Io e voi, oppure un'età, che ricordo come si parlava un tempo. Ma l'oggi è diverso. E quando io cammino con un blocchetto note e una penna, quando io sento qualcuno che immediatamente la scrivo. Sì, sì. E sa in modo particolare quelli che vengono dall'Australia dopo 40 anni. Ah sì, capito. Ah, sì, ricordo. Quelli, ricordano, ma sì, quelli sì, per sì. Forza, quelli parlano, il dialetto così come lo parlavano quando sono partiti. Sono partiti, sì, sì, è vero, è vero. E come no? E beh, c'è stato così quelli che. Sì, sì. L'influenza della televisione. La televisione ha danneggiato. Poi c'è, sì, vede, anche. Il dialetto che si parla oggi a Fazzano è un dialetto italianizzato. Italianizzato, sì. Italianizzato. Sì, sì. Ecco, tante parole che non si sono più. No, è italianizzato, io mi accorgo, perché fanno, che cosa fanno? Che cosa fanno? Vedi? Per esempio, noi abbiamo un ditongo, UO, che ci deriva dalla Spagna, sì, dalla, sì, lingua spagnola, non lo pronunciano più, perché se noi diciamo cuoco, noi diciamo cuoco, però non diciamo, non lo pronunciamo con la F, noi diciamo cuoco, modhaco di hoco di hoco. Hanno eliminato per esempio la finale U, e il ditongo UO non esiste. Sì, sì, sì. Pochi ancora lo pronunciano. Quindi tipo, questo è l'influsso malefico della televisione. L'influsso malefico della televisione. Sì, sì, ma tutti i dialetti stanno scomparendo, pure a Milano. Ma è così ovunque, sì, non, sì, pensare che... A Milano quando io vivevo all'inizio, mi piaceva che nei bar, no? Parlavano sempre con gli anziani che parlavano in dialetto, perché io cercavo di capire anche per... E mi piaceva mi seguo, capisci? Oggi... Tu entri nel locale, non ci sono più quei personaggi che parlano in dialetto. I toscani hanno avuto la fortuna di avere tre campioni del volgare, Dante, Caspio, Zacco. Ma Federico II di Svezia, che era un uomo di grande cultura. Stupor mundi. Stupor mundi. A Palermo aveva istituito una scuola siciliana per imporre al resto d'Italia il siciliano. Sì. Hai capito? Per imporre all'italiano, poi che vuoi. La storia ha preso una piega diversa. E so, perché sai come quando Dante e Boccaccio incominciarono a scrivere in volgare,
che poi quello divenne l'italiano, sì, sì, è chiaro che il siciliano, grazie, il siciliano restò fuori, insomma, gioco. Sì, non tra i due hanno scelto Toscana. Eh? Tra i due si è logico, no, perché no, non hai capito, hanno pubblicato le opere, si sono diffuse e quindi sai com'è. Sì, si è imposto quella lingua.